DNA di Lucio De Simone, l'arte ceramica, suo padre, Vincenzo, fu il primo maestro di foggiatura e modellazione dell'Istituto d'Arte di Salerno. Segnò un'epoca il maestro De Simone, una traccia seguita dal figlio che con apotropaica, simbolismo per allontanare ed annullare gli influssi magico-maligni, arriva a Napoli nella prestigiosa galleria Spazio 57 di via Chiatamone. Artista polimaterico con predilizione alla creazione plastica e pittorica, modellatore vasaico, nella sua personale Lucio De Simone mette in mostra uno studio su un'arte che da anni lo vede eccellere. L'apotropaica sarebbero le maschere che venivano usate dagli antichi greci, dai romani e tuttora anche da noi, un po' per scongiurare il male, per allontanare gli spiriti maligni e per esorcizzare la vita quotidiana. Io queste maschere le ho arricchite con tanti colori e con uno stile, un tratto molto lineare, essenziale, che questo stile, questo tratto mi è stato donato da mio papà, che lui è stato il primo insegnante di foggiatura e modellazione a Salerno, presso l'Istituto Statale d'Arte. Io non ho fatto altro che fare tesoro dei suoi insegnamenti che l'ho avuto come maestro, trasferire sui miei lavori il suo insegnamento e aggiungendo tutte queste macine di vetro, questi colori che rendono tutto più brillante, più bello, più leggero. È proprio un rito propiziatorio alla felicità e al sorriso, per, come dicevo prima, per allontanare un po' il male, ecco, gli spiriti maligni e quant'altro. E quindi sono felicissimo di essere qui a Napoli, come ho già detto poc'anzi, una città meravigliosa, il posto meraviglioso, sotto le cime caracce, bellissimo, e vi aspetto alla mia mostra stasera, perché c'è l'inaugurazione, e poi tutta la settimana prossima, da martedì a sabato, sono qui dalle 15 alle 17. Sarei felice della vostra presenza. Vi abbraccio a tutti.